Ciao ragazze e benvenute. Dunque, avevo promesso che vi avrei aggiornato sulla mia lotta ai grani di miglio, quindi ogni promessa è debito, sono qui appunto a parlarvi di come è andata a finire la lotta con ai grani di miglio, non con ai grani di miglio. Dunque, i grani di miglio sappiamo tutte quante che cosa sono, non mi sto a ripetere, sono quegli accumuli di trigliceridi che si vengono a formare sul viso proprio perché non sono altro che poi punti neri che non trovano il loro foro, diciamo, il loro poro d'uscita. Io ho sempre sofferto di questa problematica, nonostante io abbia la pelle tendenzialmente secca. È un problema che si può manifestare a prescindere dal fatto che uno abbia la pelle secca o la pelle grassa. Quindi non vuol dire nulla se uno ha la pelle, cioè può esserci la persona che ha la pelle grassa e non li ha, la persona che ha la pelle secca e invece ha questo problema. Ho già detto nel mio video passato che i grani di miglio possono essere rimossi anche tramite il ricorso ad un estetista, che li rimuoverà bucandoli appunto con un ago e facendo uscire il sebo in eccesso. In questo caso, in quel caso lì, vi resteranno i segni, vi resteranno delle crosticine, ma che spariranno nel giro di due o tre giorni. Io questa cosa l'ho provata a fare qualche anno fa, a distanza di anni, nonostante io abbia una skin care particolarmente curata e particolarmente attenta, questi grani di miglio si sono formati nuovamente, non in maniera evidente come quando li avevo fatti rimuovere dall'estetista, ma si sono fatti comunque sia, sono ricomparsi. Considerate poi, ora mi avvicino, voi non li vedrete, considerate poi, ecco, questi sono i risultati sulla mia pelle, considerate voi che io non ho nessun tipo di luce, di ring light, non ho nulla. Cosa ho utilizzato per combattere i grani di miglio? Allora, ho utilizzato un prodotto del mio amatissimo brand Filorga, e in particolar modo ho utilizzato la Sleep and Peel. Allora, questa è la Sleep and Peel di Filorga. In realtà la Sleep and Peel non si presenta in questo formato qua, si presenta in una confezione simile a questa, ok? Io però avevo questo campione qua, che era un campione piuttosto abbastanza grosso, perché mi è durato per un bel po', era 7 ml. Poi avevo due di questi. E poi ancora avevo, mi ero fatta fare dalla mia amica in farmacia, due pottini di questi qua. Quindi sono stati più che sufficienti per coprire tutto il mese di trattamento. Il trattamento io l'ho fatto un giorno sì e un giorno no, andando ad applicare la Sleep and Peel in questo punto qua e in questo punto qua. Tamponando il tutto con un velo di questa maschera dell'istituto Estederm Intense Hyaluronic. Dunque, la Sleep and Peel che cos'è? La Sleep and Peel è una crema, poi vi svelo proprio cosa ho fatto all'ultimo. La Sleep and Peel è una crema che ha il compito, la funzione principale di esfoliare e di andare ad illuminare il viso. La Sleep and Peel si compone di 6 alfa idrossi acidi, in particolar modo 6 alfa idrossi acidi detti alfa idrossi acidi della frutta, in particolar modo l'acido glicolico, che deriva appunto dalla canna da zucchero, l'acido citrico, l'acido malico, l'acido tartarico e l'acido lattico. Oltre a contenere questa Sleep and Peel, questi alfa idrossi acidi, quindi è un insieme bello tosto di alfa idrossi acidi, contiene anche al suo interno una sorta di antiossidante che, se voi andrete a leggere tra i suoi componenti, troverete indicato come BHA, quindi va a contrastare i radicali liberi.
Quindi questa è una cosa in più che fa questa maschera. In realtà la Sleep and Peel è una maschera con cui uno praticamente a viso completamente deterso l'applica su tutto il viso, alcune l'applicano proprio anche nella zona del contorno occhi e sulla fronte, tutto quanto il viso, e vanno a dormire senza applicare null'altro. Siccome io la pelle è particolarmente sensibile, io ho deciso di andare a tamponare il tutto, benché credo che all'interno della Sleep and Peel ci sia un agente tamponante che forse è la papaina, ma non ne sono sicura, perché adesso qua è scritto micro, io non lo riesco a leggere. Ho preferito comunque sia idratare la pelle, andare a idratare la pelle con questa maschera intensa l'acido ialuronico e andare a dormire. Ovviamente il giorno successivo, ma come sempre, perché io a prescindere che sia estate o inverno, ma soprattutto nel caso in cui io utilizzavo questa, nei giorni in cui utilizzavo questa, la mattina seguente pulivo molto bene il viso e applicavo una protezione solare. Ho ottenuto dei risultati, sì, ho ottenuto dei risultati notevoli, ho ottenuto dei risultati che non mi sarei sicuramente aspettata. Leviga molto bene la pelle. A me peraltro non ha dato particolari fastidi, sia nel momento stesso dell'applicazione, perché a molte creme contenenti questi acidi possono generare pizzicore, ma ovviando con la maschera l'acido ialuronico, io ho ottenuto dei buonissimi risultati applicandola costantemente, un giorno sì e un giorno no. Io ho fatto eccezione solo ed esclusivamente perché sono proprio talebana in queste cose, quindi cioè deve essere un giorno sì e un giorno no. Il giorno la sera che avrei dovuto applicare questa era la sera precedente al mio intervento. Io non volevo assolutamente applicare questo prodotto qua, benché poi la mattina fossi andata a pulire il viso, ma sottoposta comunque sia la luce delle lampade della sala operatoria, io non mi sono fidata, non l'ho voluta applicare per una mia scaramanzia, per una mia cosa. Sono fissata, sono paranoica, dite quello che volete, fate quello che volete, ma io sono così. Io vi faccio vedere anche di qua che non ho assolutamente più grani di miglio. Ripeto, io non ho, chi mi conosce bene sa che io non ho, vedete, infatti qua si vede il correttore che è andato nella P, non utilizzo luci artificiali, non ho nessuna ring light, questa è la mia pelle come la vedete, ecco, in tutto il suo splendore. Che cosa penso? Penso fondamentalmente che per chi voglia fare un trattamento esfoliante, a prescindere che abbia grani di miglio oppure no, per chi voglia levigare la pelle, affinare la grana della pelle, sia un ottimo trattamento. Un trattamento che sicuramente io non farei mai in estate. Che cosa mi è venuto poi da fare? Siccome io sono sempre stata molto prudente con questo prodotto qua, nel senso che mi sono sempre mantenuta in questa fascia qua e sulla fronte, non sono mai andata oltre, io avevo poi qualche grano di miglio qui. Avevo qualche grano di miglio qui e io sono andata e ve lo posso garantire, nel senso, non mi costa niente dire una cosa piuttosto che un'altra. Sono andata due sere, in tre giorni ho fatto due applicazioni, quindi una sera sì e una sera no, con questo prodotto, di cui ho ancora due campioni che terminerò di utilizzare proprio per andare a finire il lavoro, per ottenere il miglior risultato possibile, così in modo tale da non utilizzare più questo tipo di esfolianti sul viso, con questo prodotto dei cosmetici magistrali. Questo prodotto si chiama Eta Spill. Questo è un prodotto che leviga la pelle, ma contiene al suo interno l'acido glicolico
La vitamina E, quindi il tocoferolo, e contiene anche un filino di acido, un filino non di acido, un filino di retinolo. Questa crema qua, a differenza della Sleep and Peel di Filorga, è stata molto più aggressiva, perché il risultato che io ho ottenuto con due applicazioni sempre tamponate da queste, non l'ho non l'avevo ottenuto in 2 giorni con la Sleep and Peel di Filorga, benché la Sleep and Peel si componga di ben 6 alfa idrossiacidi. Tra l'altro, questa maschera, questo prodotto qua, l'Eta Spill, su di me avevo già notato che fosse più forte dal fatto che quando andavo ad applicarlo mi pizzicava notevolmente questa parte qua, un bruciore che cessava nel giro di poco. Considerate poi che andavo ad applicare immediatamente la maschera a base di acido ialuronico e quindi ovviavo al tutto. Con la combo di questi due prodotti, ma soprattutto con la Sleep and Peel, ho ottenuto un risultato davvero eccezionale. Io consiglio quindi a chi voglia approcciarsi a un trattamento del genere di puntare su questo prodotto qua del brand Filorga. Tra l'altro, non mi vorrei sbagliare, ma la Sleep and Peel di Filorga verrà sostituita da una nuova crema che è già uscita sul mercato, che io devo testare perché me la vado a testare, che si chiama Sleep and Night. Non so ancora se la Sleep and Night sostituirà a pieno la Sleep and Peel o se sono due cose differenti, perché io ancora non ho avuto il tempo di guardarle. Ecco, ad esempio, so che ad esempio in quella roba lì forse c'è anche tipo del collagene, penso che sia una cosa diversa. Non so se resterà in gamma la Sleep and Peel, quindi chi vuole la Sleep and Peel corra, perché secondo me la Sleep and Peel sparisce. Quindi, detto questo, io ovviamente poco prodotto, non è necessario perché il prodotto sia efficace di sfatasciarne dei quantitativi esagerati. Vi rifaccio vedere la mia pelle, magari. Ok, direi che io grani di miglio non li ho più. Mentre le collane di Venere, perché mi diceva io sono ciecata, non te le vedo, guardatele che ci sono, ma anche lì ci stiamo lavorando. È un lavoro che è preso, che è iniziato da poco rispetto ai grani di miglio. Quindi io completerò il trattamento con l'altro campione di Eta Spill, sempre un giorno sì e un giorno no, dopodiché interromperò ed eventualmente riprenderò poi il prossimo anno qualora ne avessi necessità. Un giudizio più che positivo per questo prodotto qua di Filorga, soprattutto perché mi ha tolto i grani di miglio che io detesto e che ho ereditato da mia madre. Bene, ragazze, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, un bacio a tutte e alla prossima. Ho tagliato i capelli. Ciao.